Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video aggiornamento con il vostro iBooksus. Doveva essere una live ma ho avuto un piccolo contrattempo. Comunque passiamo subito al sodo. Domani partirò per qualche giorno di viaggio fotografico. Mi recherò prima a Bagnoregio, Civita di Bagnoregio, per una notturna e un'alba. Poi ci sposteremo io e il mio collega, vedrete poi video su Instagram, storie dirette su Instagram, ma anche uscirà fra qualche settimana, comunque al massimo un mesetto, comunque quando sarà pronto, un video dedicato a questo viaggio, quindi uscirà qui sul canale. Nelle prossime settimane poi farò altre uscite fotografiche a Matera il 4 e 5 luglio, la notte appunto tra il 4 e 5 luglio, insieme a Fotografia Paesaggistica Italiana. Se non sapete di cosa si tratta, vi lascio il link qui sotto. Appunto faremo una sessione di tramonto, notturna e alba, tutto insieme, tutta una serata. Fantastico, fantastico davvero, non vedo l'ora. E molto probabilmente poi il 17 luglio, la notte, la sera del 17 luglio insomma, andrò a fare la Via Lattea, sperando ovviamente nel meteo, a Castelluccio di Norcia. Quindi le uscite fotografiche in programma sono tante e sono interessantissime per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda invece i video, durante questo periodo ne usciranno di meno, perché voglio registrarli, voglio montarli con calma e poi pubblicarli. Non solo quelli delle uscite fotografiche, ma soprattutto quelli relativi ai filtri e ad altre serie un po' più teoriche e tecniche da registrare qui in studio che ho in mente. Li registrerò con molta calma e solamente quando saranno pronti tutti gli episodi inizierò poi a programmarli su YouTube come un vero professionista. Insomma, non professionista, ma comunque con molta calma. Sinceramente, non mi va di affrettare tutto, tanto non ho fretta di condividere con voi il contenuto, ma voglio che questo sia il più esplicativo possibile. Questo era un brevissimo aggiornamento che pubblico qui su YouTube perché penso sia la piattaforma migliore dove condividere con voi queste tipologie di aggiornamenti, non che su Instagram non condivida nulla di quello che ho detto, ma penso che YouTube sia la piattaforma che inizierò a sfruttare di più, o comunque non tanto di più ma quanto meglio, nei prossimi mesi. Da quest'estate sì, in fase di registrazione, ma soprattutto da settembre in fase di pubblicazione. Quindi noi ci lasciamo qui per ora, uscirà sicuramente qualche altro video su YouTube e anche fuori da YouTube. Seguitemi, non perdetevi nessun aggiornamento della mia fotografia e delle mie avventure. Un saluto dal vostro iBooksus, ciao!